Siamo qua in Corea, appartamenti consegnati nel 2016 che sono invasi dai topi. Tutte in cartongesso e nelle intercapedine ci vivono intere colonie di topi. Sono qua con Mirko, Buonasera. buonasera, che è costretto a vivere a letto. E dici Mirko, cosa succede? No, io succede che a volte la mattina, sì, la mattina anche il pomeriggio, sentiamo grattare, specialmente dalla parte giorno-notte dell'appartamento, grattare dentro i muri, dobbiamo bussare dentro i muri per far scappare questi topi. Abbiamo dovuto anche attrezzarsi di un oggetto di ultrasuoni per vedere di poter far scappare, diciamo, questi topi, ma non funziona assolutamente. Una situazione vergognosa che toglie la dignità a queste persone, persone che pagano regolarmente l'affitto. Ora io sto parlando con Mirko e Valentina. Fuori Buonasera. Buonasera a tutti. ci sono altri residenti, però abbiamo deciso di raccontare la storia di Mirko e Valentina che sono costretti a vivere in casa, in una casa piena di topi. E per allontanarli devono mettere questi, diciamo, diffusori di ultrasuoni. Una cosa. Persone sono state morse anche dai topi. Qua ho un referto medico, tappo il nome. Qua, come potete vedere, c'è appunto morso da un topo. Come vedete, morso da un topo. Questo è un referto medico di settembre 2019. Ora, come capogruppo di Fratelli d'Italia, presenterò un'interpellanza, naturalmente condivisa con tutti i residenti, dove chiederemo appunto un intervento rapido. Perché è vergognoso, indecente e offensivo per le persone, oltre che naturalmente pericoloso per la salute e Certo, per noi abbiamo l'igiene. paura, sono Certo. sincera, noi abbiamo paura perché ti svegli anche nel mezzo della notte con il rumore dei topi che comunque grattano, che scavano nel silenzio, cioè ti tocca alzarti, andare a picchiare nel muro per cercare di fargli smettere perché con il cartongesso, cioè io ho paura che possano entrare in casa, magari poi non te ne Addirittura accorgi. tempo fa anche in cucina, all'altezza della cucina, cioè, lei stava cucinando, guardava la televisione con la televisione accesa, si sentì fa proprio grattare al muro, nel muro della cucina,